Biblioteca Comunale di Bagnara, ancora un altro appuntamento. Questa sera abbiamo il piacere di avere Pino Toscano, storico, corrispondente di Gazzetta del Sud, nonché decano del giornalismo reggino e calabrese. Abbiamo presentato questa sera Il mare rubato, Falcomatà contro il padrone delle ferrovie. Racconta un po' della nascita del lungomare di Reggio, meglio di Reggio, città che va a riappropriarsi del proprio lungomare, è uno spaccato di quella che è conosciuta come la primavera reggina, per l'appunto. Reggio col suo mare aveva avuto un rapporto d'amore mai consumato, scrivo a un certo punto del libro, e spiego che questo era dovuto al fatto che dal mare storicamente erano arrivati tutti i pericoli, no? A cominciare dalle incursioni dei saraceni, per cui i reggini non avevano questo grande legame col mare. L'hanno scoperto quando le ferrovie dello Stato, al momento di fare i lavori per il raddoppio del binario, hanno creato una cortina di ferro creando una frattura tra la città e il mare. A quel punto i reggini hanno scoperto che in fondo amavano e come quel mare, che era una sorta di amore e odio, perché dal mare arrivavano i pericoli, quindi veniva visto come una potenziale fonte di rischio, ma dall'altra però insomma è possibile non amare il mare. I reggini non facevano eccezione, e per cui da quel momento le cose cambiarono, ma poi furono condotte con grande determinazione, con orgoglioso puntiglio e con una superba intuizione finale dal sindaco Italo Falcomatà, che riuscì ad andare alla guerra con le ferrovie dello Stato, la Gazzetta del Sud. Io ho scritto decine di articoli, abbiamo fatto delle inchieste, lo ha appoggiato, lui arrivava a Roma con sotto braccio una copia del giornale che spiegava che dietro di lui c'era tutta la cittadinanza di Reggio, che non era solo, e a quel punto le ferrovie capirono che dopo 30 anni non era più il caso di giocare, ma che era venuto il momento di risanare quella ferita e di restituire il mare alla città. Una frattura, quindi, diceva, sanata dall'intuizione di un grande politico come Italo Falcomatà, coadiuvato da una grande stampa, anche da un grande giornale che ha sostenuto le istanze più che di un sindaco, di un territorio intero. Esatto, coadiuvato da un giornale che, avendo capito attraverso il suo direttore e prima ancora più modestamente attraverso me, che quella era una battaglia da condurre fino in fondo, è partita senza indugi ed ha sostenuto le buone ragioni del sindaco e della sua città. Alla fine diciamo che siamo arrivati tutti al traguardo vittoriosamente, però il primo ad arrivare al traguardo è stato Italo. È stato un tempo non troppo lontano, ma un tempo in cui anche la stampa aveva la forza e il potere per sostenere delle grandi battaglie. Cosa è cambiato invece adesso, alla luce anche soprattutto dei nuovi media e dei nuovi mezzi di comunicazione, i social su tutto? È cambiato che adesso siamo meno credibili, perché negli ultimi 10 anni almeno noi ci siamo adagiati sulle posizioni comode del potere, invece di lottare contro il potere come deve essere, diciamo, nella natura della stampa. Il potere si è quasi alleato con la stampa e con l'informazione, e quindi in fondo oggi i giornali dicono tutti la stessa cosa. Quando qualcuno prova a scrivere qualcosa di diverso si ritrova in minoranza, perché se tu ripeti per 10 volte la stessa cosa, e quindi se 10 giornali dicono una cosa e tu ne dici un'altra, naturalmente si tende a dare ragione a quei 10 che dicono quelle cose. Però
questo non vuol dire che abbiano la forza della verità, vuol dire soltanto che hanno il potere di farlo perché sono foraggiati dal governo. Si può dire che una stampa forte serve una democrazia forte e una stampa debole serve una democrazia debole. Esatto, la stampa serve se non è serva. La stampa deve essere all'opposizione del potere, perché solo stando all'opposizione del potere, incalzandolo, facendogli sentire il fiato sul collo, può contribuire a risolvere i problemi dei cittadini. Ma se la stampa si allea con il potere, allora a quel punto è evidente che resta scoperta tutto quel mare di bisogni, di esigenze, di desideri delle persone, perché chi li difende? Se non le difende, se la stampa non difende i cittadini e si schiera a fianco del potere, quella è la fine, è la fine dell'informazione, diventa soltanto uno scimmiottare le cose che dici. Noi lo vediamo al TG1, al TG2, al TG3, dicono tutte le stesse cose, a Canale 5, Rete 4, la 7 di Cairo, alle volte fanno anche tutti gli stessi titoli. Uh-huh. E allora la stampa mainstream, che si coalizza per tenere il bordone al governo, è una stampa che non serve ai cittadini, è una stampa che serve ai padroni, perché ne ha vantaggi, no? Perché voi sapete che i giornali sono finanziati e non dovrebbero essere finanziati, perché dovrebbero vivere con i proventi delle vendite, però siccome sono finanziati, allora non possono sputare contro il padrone. Il padrone è il governo, e loro pedissequamente parlano bene del governo, dimenticandosi dei problemi dei poveri cristi e di tutta quella sterminata platea di persone che non ce la fa e che purtroppo è costretta a subire. Quindi l'auspicio è che la stampa, insomma, torni ad avere il suo ruolo forte e preponderante. Ma la stampa, vedi, noi spesso invochiamo la libertà di stampa, no? Ma dobbiamo anche essere autocritici. Cioè, la libertà di stampa spesso ce la togliamo da soli, perché se io non dico la verità perché tu sei amico mio, allora come faccio a prendermi? Chi me l'ha tolta la libertà di stampa? Me la sono tolta io. E me la tolgo ogni volta che parlo bene di un politico che invece non merita alcun apprezzamento. Me tolgo la libertà di stampa ogni volta che, per fare un preteso scoop, dico delle cose che possono danneggiare l'onore delle persone, che vale più della vita stessa. E noi ce la togliamo da soli perché purtroppo non facciamo più informazione, noi siamo diventati dei verbalizzanti. Io vedo delle cose che arrivano dai palazzi, le veline, e che poi vengono trasferite sui giornali, ed è una cosa indecente, insomma. Sostanzialmente noi dobbiamo cambiare prima di invocare la libertà di stampa. Dobbiamo cambiare noi e dobbiamo diventare giornalisti fieri e orgogliosi di questo mestiere, che è il mestiere più bello del mondo, ma può diventare anche un mestiere grigio e senza sentimento, se non lo si fa con cuore, se non lo si fa sapendo che dall'altra parte c'è una platea di persone che può ricevere gravi danni da quello che si scrive. Mm-hmm. O può ricevere grandi benefici. Sì. Grazie mille.